Professor Gian Cristofaro, oggi un convegno sulla devozione della Madonna dei Miracoli. Quali gli aspetti più interessanti? Indubbiamente è un santuario molto importante con un'area culturale vastissima, ma oggi abbiamo segnatamente parlato degli ex voto. Qui esisteva un patrimonio votivo eccezionale che un po' è diminuito perché c'è stata molta incuria in passato. Comunque ci sono delle tavolette dipinte estremamente importanti, valide, che sono come delle cronache dell'umiltà, attraverso cui si possono ricostruire ambienti, modi di vivere, eccetera, no? E poi, ovvero, l'enorme patrimonio di immagini che esiste nel santuario e che testimoniano proprio la storia devozionale per la Madonna dei Miracoli, non soltanto dell'area chietina, ma anche di devoti provenienti dal Molise, dalla Puglia anche. Quindi è un santuario della Madonna dei Miracoli, è un fatto molto importante. Poi ho avuto modo di visitare poco fa la biblioteca, una biblioteca eccezionale, ci sono degli incunaboli, delle cinquecentine, un patrimonio librario, persino dei manoscritti, è estremamente importante, e quindi queste iniziative culturali sono importanti perché mirano a far conoscere non soltanto la parte devozionale ma anche la parte culturale e storico-artistico del santuario. Quindi l'antropologia, la religione e l'arte si confermano un connubio indissolubile? Certamente, certamente, no? E come si fa? La storia è anche storia culturale, storia sociale, quindi antropologica, e quindi anche questo materiale è storia. Avvocato Mancini, quest'anno molte le iniziative qui a Casalbordino. È davvero tante, le giornate FAI di primavera coinvolgono sempre tanta gente, prima di tutto coinvolgono, è quello che ci fa tanto piacere, quello che è diventato l'emblema delle giornate FAI di primavera, che sono i nostri apprendisti ciceroni. Apprendisti ciceroni che hanno così l'occasione, grazie agli insegnanti, di studiare, fare ricerche sul territorio, sui beni monumentali, sui beni paesaggistici quando capita, e sulle famiglie che ci hanno reso questo patrimonio. Poi le iniziative tantissime qua a Casalbordino hanno risposto tutti con entusiasmo, Nuovo Umanesimo che ha proposto questo bellissimo convegno con il caro amico Emiliano Gian Cristofaro, già amico del FAI e socio onorario del FAI, e ancora le mostre che sono visitabili durante il percorso a Palazzo Magnarapa. Abbiamo l'esperienza accanto a quella dei ciceroni, e ci tengo a dirlo, di Arte un ponte tra culture, che è un progetto FAI per l'integrazione degli stranieri. Abbiamo due ragazzi, si chiamano Ibrahim entrambi, sono del centro di accoglienza della Nuova Arci di Vasto, e spiegano in inglese e in francese a Palazzetto Valori. Domani un'altra giornata ricca di iniziative, ma è già possibile tracciare un bilancio positivo? Sicuramente il bilancio positivo c'è, domani aspettiamo il pienone vero e proprio perché il sabato è ancora un po' lavorativo. Nonostante questo, a parte tutte le scuole praticamente sono venute stamattina e erano circa 300 gli alunni che sono intervenuti, ci sono state anche visite diverse dalle scolaresche. Nel pomeriggio sono sicuramente incrementate anche le visite dei percorsi che poi le giornate FAI di primavera scatenano, sono venuti da Casoli, sono venuti da Lanciano, sono venuti da Guardia Grele e anche dalla provincia di Teramo, quindi ci scambiamo questi beni in apertura proprio per la conoscenza di tutti. Domani, dicevo, ci aspettiamo il pienone, oggi è stata una giornata dall'inizio alla fine, io ancora non riesco ad andare a casa, avremo la conclusione con il concerto di Terre del Sud all'Auditorium. E domani sicuramente, insomma, sarà un bel bilancio quello delle giornate FAI di primavera a Casalbordino.